Dopo le recenti elezioni del 21 dicembre, oggi si è riunito per la prima volta il Consiglio provinciale di Chieti. Le comunicazioni del presidente Menna, la convalida degli eletti, 7 per il centro-sinistra, 5 per il centro-destra. Gli eletti della lista Insieme per la provincia, Marianna Pilongo, Silvia Di Pasquale nominata capogruppo, Carlo Moro, Angelo Radica, Arturo Scopino, Massimo Tiberini, Alessandro Laverghetta. Gli eletti per la lista La provincia che vogliamo, Katia Di Fabio nominata capogruppo, Stefano Costa, Claudio Carretta, Carla Di Biase, Graziana Di Florio. Come noto, la sfida è finita a 7 consiglieri a 5 per il centro-sinistra. Intanto il presidente della provincia di Chieti Menna insiste sui punti che dovranno essere costantemente seguiti. Sì, una giornata importante per il Consiglio provinciale, per la provincia, per cominciare la nuova programmazione delle opere, delle infrastrutture da garantire, dei servizi e della continuità amministrativa da continuare a dare alla provincia. Grazie agli eletti, grazie agli uffici, grazie a tutti coloro che hanno permesso, insomma, una votazione serena e una votazione che ha portato a un consiglio provinciale pronto subito a lavorare sui grandi temi che riguardano la nostra comunità. Ma quali grandi temi che devono essere affrontati per la collettività? Via Verde, acquisto delle vecchie stazioni, finanziamenti per il completamento della Via Verde, i cantieri tanti sulla scolastica, attingere ulteriori fondi per la viabilità, visto che ci sono stati dei tagli importanti che purtroppo riguardano le province, e naturalmente far sì che si torni quanto prima a una votazione diretta a suffragio universale che porti i cittadini a scegliere presidenti, consiglieri e assessori provinciali. La priorità, la prima cosa da fare. La prima cosa da fare è battere naturalmente i pugni per avere fondi più possibili per la viabilità, per la manutenzione dei ponti, ma soprattutto per completare anche la Via Verde, che è un'infrastruttura, abbiamo visto anche durante il Giro d'Italia, fondamentale per il turismo, per lanciare socialmente, economicamente, culturalmente, gastronomicamente, insomma, la nostra comunità e dargli un'identità ben definita. Per quanto riguarda la scuola, lei è stato ben chiaro. Per le scuole abbiamo tanti appalti in corso del PNRR, ma non basta, bisogna continuare a attingere i fondi. Naturalmente abbiamo presentato progetti, richieste, progettazione ovunque e saremo attentissimi affinché i nostri studenti siano nelle condizioni di sicurezza migliori possibili.